Le previsioni del tempo di prontometeo.it, ben ritrovati. Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli curano il sito con tutti gli aggiornamenti che vedono un veloce rovescio in transito nel tardo pomeriggio, dal primo pomeriggio al tardo pomeriggio di oggi. È una situazione comunque che è in evoluzione. Come potete vedere, ci sono diverse perturbazioni che stanno attraversando la nostra penisola e anche il nord, e ce la rende ancora meglio l'immagine, il radar di ARPA, radar delle precipitazioni locali, e vedete anche l'intensità delle piogge in alcune zone. Per fortuna, appunto, da noi non sono così intense. Anche la mappa delle pressioni e fronti rende proprio l'idea: c'è una pressione, un fronte che sta attraversando soprattutto la nostra parte a sud-ovest della pianura padana. Le precipitazioni le vedete, c'è anche qualche tratto rosso sulle Alpi, sugli Appennini, e quindi vuol dire che c'è ancora possibilità di nevischio. E comunque le piogge contemporanee in diverse zone su Piemonte e Lombardia, una situazione che comunque è destinata a perdurare, pur nella sua evoluzione, anche nella giornata di venerdì 30 aprile, come possiamo andare a vedere adesso dalla cartina che mostra proprio queste correnti umide da sud-ovest che continuano a scorrere lungo il nord Italia e portano appunto a queste precipitazioni a tratti. Non sono così copiose le precipitazioni, ma continueranno anche con locali piovaschi nella giornata di venerdì 30, anche se sarà un po' più asciutta rispetto a quella di giovedì. Le temperature sono tra 11 e 19 gradi. Per il weekend migliora? No, perché a cavallo del weekend è previsto un possibile nuovo impulso instabile, questa volta più incisivo e quindi con rovesci diffusi. Ma vi aggiorneremo nel corso dei nostri prossimi bollettini. Per il momento è tutto.